Oh, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Delia e oggi si parla di profumi. Innanzitutto, profumi in che senso? Voglio fare la top 10 dei profumi a un prezzo economico che un po' tutti, diciamo, possono permettersi. Per economico intendo profumi da 100 ml, dovrebbero essere tutti dai 75-100 ml sotto i 50-40 euro, quindi ci sono quelli un po' più costosi, un po' quelli meno costosi, però in realtà sono tutti profumi economici, non sono profumi di nicchia, però sono profumi che secondo me vale la pena prendere anche senza averli mai sentiti prima, quindi semplicemente da Amazon costano poco, ve li faccio vedere. Prima di tutto ho anche ricevuto questo nuovo libro, il libro del metodo Wim Hof. Wim Hof, ragazzi, ve ne ho già parlato in altri video. Respirazioni e docce fredde per avere una routine di successo. La mia routine si basa sul miglioramento personale, cercare di migliorarsi in continuazione ogni giorno per arrivare in alto. E Wim Hof è uno delle persone, dei maestri da cui prendo spunto per arrivare dove voglio arrivare. Quindi, incredibile, ve lo consiglio, metto anche lui in descrizione. Non è sponsorizzato, è semplicemente un libro che non vedo l'ora di leggere. Mi è arrivato oggi ed è uscito in Europa 2 giorni fa, o ieri addirittura, no, 2 giorni fa. Quindi, ecco qua, ragazzi, iniziamo già col primo profumo. Vi dico subito, non sono in ordine, quindi quest'ordine in cui ve li faccio vedere in realtà non è un ordine dal migliore al peggiore. Vi dirò quanto ne vale la pena da 1 a 10 prenderlo e perché prendere ogni profumo e quanto dovrebbe costare circa. Quindi partiamo con il primo profumo. Il primo profumo è Montblanc Individual. Ecco qua. Ah, ragazzi, un'ultima cosa e dopo vi giuro che inizio. Ho anche, grazie mille per tutto il supporto per la crescita che sto avendo su TikTok, nella TikTok Challenge, da 30 giorni che sto cercando di postare 5 video al giorno e sto crescendo abbastanza bene, anche su YouTube la crescita è buona, ho fatto un rebranding totale di tutti i miei social media e ora finalmente la qualità è migliorata. Ho pubblicato un intro del canale, quindi se volete vedere il nuovo trailer del canale lo trovate sul mio canale, anche uno degli ultimi video che ho rilasciato. È in inglese, dura 4 minuti, è tutta la mia storia, quello che sono veramente, dove voglio arrivare, di che cosa parla il mio canale, e c'è anche però il sottotitolo in italiano, quindi se volete dargli un'occhiata lo apprezzo molto, almeno capite un po' più di me. Se volete iscrivermi potete decidere se iscrivervi o non iscrivervi. Sto andando dal dermatologo per le cicatrici dell'acne, sto andando dal podologo per mettere a posto la mia postura dei piedi, finalmente sto iniziando la recitazione, ho iniziato MMA, sto facendo canto, ballo, ho un sacco di progetti, sto facendo un business plan per aprire un'azienda, ho rifatto le highlights sul mio canale Instagram. Se volete vederle, ci sono tutte le mie routine. Ho postato tutte le mie routine, dalla routine quotidiana, giornaliera, mensile, della doccia, la workout routine, qualsiasi routine sulle mie highlights. Quindi, se volete dargli un'occhiata, e in più anche tutti i libri che ho letto. Quindi, se volete anche dare un'occhiata a tutti i libri che ho letto, sono tutti su Instagram. Basta, non vi rompo più. Iniziamo con i profumi. Primo profumo, Montblanc Individual. Dovrebbe costare intorno ai 30 euro, 30-35 euro. Dura tantissimo. Assomiglia a Yop Homme, se conoscete Yop Homme, che è un po' più vecchio. Dura veramente tanto. È un po' sul sintetico, però in realtà sa tipo di dopobarba, molto maschile. Un po' sul dolce, quel dopobarba un po' dolce che punta un po' al fruttato. Io ve lo consiglio, a me piace molto, è molto sofisticato da indossare, secondo me con una polo, una maglietta bianca, sul fresco, dolce, fruttato. Ve lo consiglio. Montblanc Individual. Secondo profumo è un profumo di cui ho già parlato più volte sul mio canale ed è Bentley for Men Intense. Ultimamente sto rivedendo questo profumo per l'autunno in cui stiamo entrando, o in cui in realtà siamo già. E anche se all'inizio non mi piaceva perché lo vedevo un po' troppo, non lo so, non mi diceva niente, invece adesso lo sto capendo, è sul gentleman style, quindi è un po' un profumo che sa di whisky, che sa di uomo, sa di cuoiato, sa di pelle, sa di legni, è un po' tabaccoso. Ve lo consiglio però, è molto molto buono, dura abbastanza. Questo qua da 1 a 10 vi consiglio di prenderlo blind buy, quindi senza provarlo. Se siete uomini, 8 su 10.
Mont Blanc Individual anche 9 su 10. Quindi Bentley for Men Intense. Il terzo è Jaguar Pace. Questo sa di shower gel, questo sa di uomo appena uscito dalla doccia, qualcosa molto buono in realtà, molto maschile. Sa proprio di calciatore, di sportivo che si è appena uscito dalla doccia, sa di, sapete, quei deodoranti o quei shower gel super forti che usano gli sportivi quando vanno a fare la doccia, molto maschili, che escono con l'odore forte. Ecco, questo è quello di cui sa. In realtà è molto buono, è molto maschile, dura anche tanto. Questo qua costerà penso intorno ai 20 euro, 20-25 euro dovrei averlo pagato. Se non lo trovate su Amazon, sotto in descrizione ci sono tutti i link Amazon. Provate anche altri siti come Notino o Fragrance X, trovate anche dei buoni sconti anche lì. Cercate sempre di comprare prodotti scontati. Quindi Jaguar Pace da 1 a 10, ve lo consiglio di prenderlo blind buy anche 10, perché è un profumo che di solito piace a tutti. Questo invece è John Varvatos Artisan Pure. Questo profumo è il numero 1, 2, 3, 4, è il quarto su 10. Questo ve lo consiglio 10 su 10, è il profumo mio preferito della lista, penso, probabilmente. Super estivo, è nella mia top 10 anche di profumi più complimentati. Sa di estate, sa di vacanza, sa di sole, mare, vacanza esclusiva su uno yacht. È super fruttato, molto agrumato. Ragazzi, è buonissimo, io ve lo consiglio. Non dura troppo, come tutti i profumi di John Varvatos, però per 40 euro, 125 ml, mi sembra, ne vale proprio la pena. 10 su 10. Ora, un altro di John Varvatos, il numero 5, ed è Dark Rebel. Questo profumo qua l'ho messo nella mia top 6 di profumi super maschili. Buono questo. È da un po' che non lo metto. Questo sì, che è un profumo serio, questo ti fa proprio rizzare, ti viene voglia di prendere il telecomando e andare a fare un giro con la giacca di pelle e l'Harley Davidson, di farmi crescere la barba. Questo qua è veramente un profumo super maschile, virile, anche se in realtà le persone nei commenti mi hanno detto virile è un concetto che non esiste più, hanno anche ragione, però secondo me ci sono alcune cose come la virilità che stanno andando un po' perse, però per farvi capire l'idea di che tipo di profumo è, secondo me, dire che è virile almeno vi fa capire che genere di profumo è. Profumo proprio da biker, è un profumo da vichingo, è un profumo tabaccoso, sa di legni, legno, tabacco, whisky, tabacco, tabacco e basta. Questo è meno gentleman dell'altro, di Bentley. Questo qua è più gentleman, è più boozy, è più whisky room. Questo invece è più rude, è più legno, è più maschile, è più forte. Performance, questo è un po' meglio, questo un po' meno, questo si sente meno, questo si sente di più. Questo, siccome è più di qualità, costa 40 euro, 45-50 euro. Questo costa 35-40 euro, forse anche meno, 30 euro dovrebbe costare. E vedete voi, io vi consiglio comunque questo, e però non è un blind buy, io l'ho comprato blind buy senza sentirlo, perché adoro John Varvatos, tutti i loro profumi secondo me sono buonissimi, e da 1 a 10 però blind buy ve lo consiglio un 7, però se vi piace il genere anche un 10. Ed ecco qua, quindi il numero 5. Gli ultimi 5 sono, questo lo trovate anche da Sephora, è forse il meno costoso della lista, cioè il più costoso, scusate, ed è Versace Dylan Blue. Questo qua è un profumo di Versace, in realtà sui 50-75 ml dovreste trovarlo a un prezzo intorno ai 50 euro, 40 euro. È un profumo molto molto buono, fresco, blu, estivo, primavera-estate, però si può usare anche per il giorno durante la sera, cioè scusate, si può usare durante il giorno anche di inverno e autunno. Secondo me è uno dei profumi più versatili che esistano, può piacere a tutti, non ha un carattere estremo, sa di buono, sa di fresco, sa di pulito, però un po' sul marino, sa di fresco sul marino scuro, non ho idea delle note che ci siano, a me sa proprio di incenso, no incenso, sa di
Sa di mare, sa di mare, ma non troppo fresco, c'è anche un po' di dolce, quindi in realtà non so, non è molto naturale, è un po' sintetico, però secondo me ne vale la pena. Dura tantissimo addosso, 12 ore anche di più, da 1 a 10 ve lo consiglio 10 da prendere senza sentirlo, anche se potete sentirlo in qualsiasi negozio in Italia, e da Versace Dylan Blue. Poi andando avanti, questo qua è un altro che non è molto... in realtà abbastanza costosetto confronto agli altri, però l'ho messo comunque, ed è Azzaro Wanted by Night. Dovrebbe costare anche questo intorno ai 50 euro, l'ho pagato mi sembra 40 in sconto, e il 100 ml sempre buonissimo. Tanti complimenti, le ragazze lo adorano, è dello stile Invictus, è dello stile One Million, è dello stile Eros, sono quei profumi per la sera da andare in un locale o da andare quando si è all'aperto, quando si vuole essere sentiti, molto forte, però non è da ragazzini, è molto maschile, è dolce sì, però anche un po' agrumato, mi sa molto da 007 versione notte, versione festa, ve lo consiglio molto, Azzaro Wanted by Night. Da 1 a 10 da comprare senza averlo mai sentito, anche questo 10. L'ho comprato anch'io senza averlo mai sentito prima. Gli ultimi 3 sono molto buoni, tutti e 3. Parto da quello che mi piace di meno ed è Sean John Unforgivable. Questo profumo qua dura molto. Lo consiglio perché costa poco, è super particolare, dovrebbe costare intorno ai 25-30 euro. Adesso i prezzi non me li ricordo tutti, quindi riguardateveli anche voi su Amazon nel link sotto. In America è super popolare, in America quando sono andato anche a Los Angeles ce l'avevano tutti, tutti, quelli che indossavano il profumo, tanti ce l'avevano perché costa poco e si trova nei negozi, mentre da noi si trova solo online, o almeno è difficile trovarlo, e sa di mela, sa di una mela maschile, sa di Justin Bieber, non so come spiegarlo, sa di ragazzo popolare al liceo. Anche se comunque fino ai 30 anni è molto indossabile, secondo me. È molto difficile da descrivere perché non è un profumo naturalissimo. Sa di un ragazzo popolare al liceo. Sa di ragazzo, sa di mela, ma non è dolce. È molto difficile da descrivere, però ve lo consiglio. Infatti ho visto anche recensioni varie, è molto difficile da descrivere. Però da 1 a 10, da ordinare senza averlo mai sentito... 8-9. Gli ultimi due andate sul sicuro su tutti e due per prenderlo. Nautica Voyage, profumo super conosciuto, molto fresco, anche questo estivo, perfetto per il giorno, io l'ho messo a Malta, dura tantissimo, si sente molto, è perfetto per la primavera e per l'estate o durante il giorno, anche per l'ufficio. Anche Versace Dylan Blue, ragazzi, per l'ufficio è perfetto, e anche Jaguar Pace, se volete provarli, perché durano tanto e si sentono. E questo qua a me ricorda molto una vacanza, quindi mi sa tanto da vacanza, e ve lo consiglio, secondo me, se abitate magari verso il mare e se andate in vacanza. Durante l'estate sicuramente, per l'ufficio sì, come vi ho detto, però è un po' forse troppo festaiolo perché ha un po' di dolcino. Sì, forse lo vedo più per una cena o per un pranzo, magari piuttosto che fresca, piuttosto che un ambiente lavorativo. Invece per un ambiente lavorativo, formale, in camicia e qualcosa di più serio, forse il più serio, tra virgolette, di tutti, tutti più o meno erano seri, però quello più da dire lo uso per il lavoro, eccetera, per un uomo, è Salvatore Ferragamo F. Purom. Anche questo l'ho riscoperto ultimamente, sa anche questo di dopo barba, però molto più maschile di tutti gli altri. Questo sa di dopo barba, sa proprio di uomo, sa di papà, sa di uomo sulla quarantina in camicia che sta facendo carriera, sa di Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Sa di Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Ve lo consiglio comunque molto. Dovrebbe costare poco anche questo, intorno ai 30 euro. Però ragazzi, ne vale la pena. Si sente tanto, le persone lo sentono. Ti senti veramente maschile e
a tuo agio, almeno io quando indosso questo, occasione formale, è un po' sul fresco, quindi anche se dura molto lo indosserei primavera, estate e magari durante il giorno per l'autunno e l'inverno. Quindi ve lo consiglio anche questo, Blind Buy, un 9 su 10 se vi piace questo genere di profumi. Ecco qua ragazzi, questi sono tutti i 10 profumi che vi consiglio. I profumi ragazzi sono necessari per dare un'ottima, buona prima impressione quando si parla con chiunque. Quindi ve lo consiglio se volete essere persone di successo, avere un profumo perfetto per ogni occasione è una cosa secondo me essenziale. Sto cercando di arrivare a un livello di successo anch'io abbastanza alto, quindi un profumo, poi io ovviamente sto anche esagerando con i profumi, guardate tutti quelli che mi sono comprato, però quando iniziate a prenderne uno dovete stare attenti perché inizierete a prenderne anche troppi. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Trying to protect your soul. We are